Ben ritrovati a mattina con noi su Cusano Italia TV. Quest'oggi vogliamo dare il nostro contributo alla perdita del principe Filippo. Vogliamo contribuire con un nostro ricordo. Ci saranno i funerali durante il prossimo sabato, 17 aprile. Tutto il mondo ha gli occhi puntati su Londra, Buckingham Palace. In queste ultime ore, in questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di un secolo di storia, quello che il principe Filippo ha segnato in quest'ultimo periodo, insomma, con la morte del consorte più longevo nella storia della monarchia. Siamo alla fine di un'epoca, la monarchia pareva già in declino da diversi anni. La BBC ne osanna l'uomo e le gesta. Boris Johnson ha espresso parole di apprezzamento nei confronti della sua figura e cordoglio. La Gran Bretagna è chiamata ad osservare 8 giorni di lutto nazionale dal giorno della dipartita del principe Filippo, che rimane un personaggio significativo per il Regno Unito. Con la regina Elisabetta rimangono una coppia importante nell'immaginario collettivo contemporaneo. Sono stati 73 anni di storia insieme, altri 7 di fidanzamento. I due si conoscono da quasi un secolo, soltanto l'infanzia e i primi anni di giovinezza sono stati anni in cui i due non si conoscevano, non sono stati insieme. Abbiamo alcune delle notizie più importanti recuperate dalla rete, abbiamo consultato i quotidiani. C'è Sophie, nuora e confidente della regina, che ha detto: Filippo si è spento senza soffrire, quindi è stata una lenta, diciamo, agonia che ha portato il principe alla morte. E quindi c'è tutto il racconto: Principe Filippo, la struggente testimonianza della contessa Sophie, come l'ho visto morire, il Regno Unito sotto shock, non solo il Regno Unito, ma insomma tutto il mondo sotto shock per la perdita di un personaggio così importante, un personaggio che ha segnato la storia, come abbiamo detto, del Regno Unito. Harry è arrivato in Gran Bretagna per i funerali di Filippo e sarà in quarantena fino al giorno dei funerali, quindi fino al prossimo sabato, proprio per via del Covid. Ovviamente saranno funerali completamente diversi da quelli che conosciamo, dai soliti funerali mediatici, visto che si tratta di un personaggio di rilievo per la storia del Regno Unito e per la storia dell'Europa e del mondo. Saranno dei funerali dove verranno osservate le regole anti-Covid e per questo il principe Harry è costretto alla quarantena fino a sabato, visto che è arrivato da un altro paese, quindi, ed è senza Meghan. Io saluto la mia ospite, che è Cristina Penco ed è autrice del libro La dinastia dei Windsor. Mi aiuterà a raccontarvi la figura di Filippo e la storia dei Windsor fino ad oggi, una storia che comunque è destinata a cambiare probabilmente da questo momento in poi. Intanto, ben trovata Cristina e buongiorno. Buongiorno a te, Annalisa, ben trovata. Ho già dato una serie di informazioni sulla dipartita del principe Filippo e sull'attuale situazione in Gran Bretagna. Ho detto che Filippo ha passato quasi tutta la vita con la regina Elisabetta, tranne la prima parte della sua esistenza, cioè la fase della giovinezza, alcuni anni e quelli dell'infanzia. Pare Filippo sia cresciuto coi parenti e pare da bambino abbia vissuto dappertutto, Cristina. Quindi la sua è stata comunque un'infanzia movimentata, un'infanzia segnata dalla presenza non classica dei genitori, ma dalla presenza dei parenti. Esattamente, Annalisa. Il principe Filippo è nato il 10 giugno del 1921, infatti tra qualche mese avrebbe proprio raggiunto i 100 anni di età, il secolo. Si è spento a 99 anni, dopo una vita veramente molto avventurosa. La prima parte, in particolare, come rimarcavi tu, la sua infanzia e la sua adolescenza sono state segnate da diverse traversie proprio familiari e anche personali di conseguenza.
Non aveva neanche un anno il principe Filippo quando è dovuto scappare insieme alla famiglia, al padre, il principe André di Grecia, alla madre Alice di Battenberg, dal paese dove era nato. Lui è nato a Corfù, che in quel momento era caduto nel potere dei colonnelli, dei generali, che hanno subito stabilito l'esilio per questa famiglia reale. Filippo, quintogenito della coppia, ultimo figlio e l'unico maschio, non aveva neanche un anno quando in fretta e furia tutti quanti sono dovuti veramente scappare dalla loro patria, e pensa che addirittura questo bebè di pochi mesi è stato sistemato, leggenda vuole, in una cassetta della frutta. Quindi ha resistito anche, diciamo, durante un viaggio veramente rocambolesco, ma chissà anche quanta paura. Poche peripezie. La sua non è stata la classica infanzia dei principi, insomma, di persone che hanno un certo tipo di agi. E chissà, forse questi episodi che hanno segnato i primi anni della sua esistenza lo hanno segnato, hanno reso il principe Filippo una persona un po' più forte. Indubbiamente lo hanno sicuramente temprato. È possibile ipotizzare, data anche la longevità a cui abbiamo assistito, che sicuramente fosse di fibra buona, forte, tenace, già nel DNA. Però tutte queste disavventure, come appunto ricordavi anche tu, successivamente è stato veramente sballottato questo prima bambino, poi ragazzo, adolescente, da una parte all'altra dell'Europa, vivendo bene o male della benevolenza e della beneficenza dei parenti, perché il padre si era rifugiato poi a Monte Carlo, dove di fatto ha vissuto fino agli ultimi anni della sua vita un'esistenza però molto separata dalla sua famiglia. Le sorelle bene o male si sono sposate quasi tutte con altri rampolli di sangue blu. La madre purtroppo è stata ricoverata per gravi problemi psichiatrici e questo ragazzo alla fine ha trovato conforto e l'unico percorso possibile, anche molto nelle sue corde, nell'istruzione militare. La stava facendo in Germania, poi insieme appunto a questo parente che aveva questa accademia di soldati è dovuto andare in Scozia, perché iniziavano già, questo parente tra l'altro aveva delle origini ebraiche, iniziavano già le campagne razziali contro gli ebrei in Germania negli anni 30. Ecco, quindi è stata un'infanzia molto particolare, anche un po' pesante, un po' difficile. Insomma, abbiamo detto che la mamma ha avuto problemi psichiatrici e quindi è stata ricoverata, e poi questi eventi, questi episodi hanno sempre degli effetti sui figli. Nonostante tutto, il principe Filippo è stato un uomo solido, un uomo che è stato un grande riferimento per la famiglia, quindi nonostante le peripezie infantili è stato comunque una persona ligia, come dire, Cristina, o è stato un punto fermo per la famiglia? Guarda, mi verrebbe da dire probabilmente proprio a causa di quelle traversie familiari che hanno immediatamente fatto in modo che questo bambino, ragazzo, reagisse, no, a queste disgrazie. E tirasse fuori una forza anche per andare a compensare quelle che comunque sicuramente sono state per lui delle mancanze, anche se ha sempre cercato di tenerle nascoste nel suo intimo, un po' per carattere, un po' per indole, un po' anche per quel pudore tipico degli uomini del Novecento. Eh sì, vero, un tipo di pudore, un tipo di carattere, anche una fermezza che forse non troveremo facilmente. Infatti con la fine del principe Filippo abbiamo detto che finisce un'epoca e finisce anche un certo modo di stare al mondo, un certo modo di stare in famiglia, un modo diverso di proteggere la propria privacy, la propria vita privata. Ad un certo punto della vita Filippo incontra Elisabetta, Cristina, che come è avvenuto l'incontro? Ma è vero che i due erano pro cugini di terzo grado? Sì, allora l'incontro, torniamo indietro al 1939, Accademia Navale di Dartmouth nel Devon in Inghilterra. Filippo era un bellissimo ragazzo dal fisico poderoso di 18 anni,
La regina Elisabetta aveva appena 13 anni ed era andata lì in visita in questa accademia, accompagnata dalla inseparabile all'epoca sorella Margaret, la sorella minore di Elisabetta per l'appunto, da Marion Crawford, detta Crofi, la loro tata a quell'epoca. E questo zio Dicky, noto così nella Royal Family, Louis Mountbatten, zio appunto, uno dei parenti che si era preso a cuore sicuramente il destino di Filippo, che fece di fatto da Cupido, cioè questa scintilla che scoccò in maniera veramente autentica, soprattutto da parte di Elisabetta in quel momento, fu magicamente orchestrata da questo zio che cercava sempre di più di inserirsi di fatto, di inserire il proprio ramo dei Mountbatten, nati Battenberg, quindi diciamo era un cognome poi che è stato anglicizzato, no? Per ovvie ragioni di, diciamo, diplomatiche, in quel momento Inghilterra e Germania erano quanto mai lontane, dati i conflitti mondiali. E, dicevi giustamente della loro parentela, sì, è vero, avevano una trisavola in comune di non proprio di poco conto, la regina Vittoria, e un'altra discendenza in comune era quella di Cristiano IX di Danimarca, proprio perché all'epoca, soprattutto agli inizi del Novecento, sempre di più le casate reali europee tendevano a fondersi tra di loro tramite queste unioni, questi matrimoni appunto tra vari cugini, no? Ecco, Anche perché questo si forse è uno degli aspetti frequentavano. del secolo scorso che ci lasceremo alle spalle, Cristina, per fortuna. È Assolutamente. un aspetto non di poco conto che riguarda non solo le regine, le famiglie nobili, ma abbiamo sentito anche in altre circostanze di situazioni di matrimoni combinati dove c'era una parentela. Forse è un aspetto del Novecento che per fortuna ci lasciamo alle spalle, insomma. Sì, sempre di più, infatti già direi bene o male dagli anni 2000, no? E beh, William e poi Harry lo rappresentano in pieno. Ormai i principi da parte loro cercano sempre di più le commoner, le borghesi. Le borghesi, viceversa, è stato fatto notare da molti commentatori reali, sono più disposte rispetto alle aristocratiche, alle ragazze di sangue blu, a sposare dei principi perché ormai le aristocratiche hanno più consapevolezza e sanno benissimo a che cosa vanno incontro. Mettendosi con un altro che ha vissuto come loro in queste gabbie dorate che poi diventano veramente soffocanti. Le commoners, invece, per quanto riguarda le loro situazioni, trovano in queste unioni, in questi matrimoni, ovviamente analizzando la cosa in maniera cinica, no? E distaccata al netto dei sentimenti, trovano non degli ascensori sociali, dei veri e propri missili. Beh, è vero, senza andare tanto lontani, il caso di Meghan ed Harry è un caso che è la conferma di quello che stiamo dicendo, che si sceglie il partner da un ceto sociale diverso dal proprio. Meghan è stata molto chiacchierata per questo e è peraltro assente in questa occasione, non sarà infatti presente durante il prossimo sabato. 17 aprile, in occasione dei funerali, la causa sarebbe la gravidanza e non sappiamo nient'altro. Ci sono quindi dei fattori e degli aspetti del secolo scorso che ci stiamo lasciando alle spalle, noi ne stiamo elencando alcuni. Siamo arrivati al momento dell'unione tra Filippo ed Elisabetta, e loro è stato comunque un vero amore, tra di loro c'era comunque grande trasporto, al di là delle dinamiche interne alla famiglia e quindi di questo punto in comune che ha dato la possibilità ad Elisabetta di conoscere Filippo. Comunque tra di loro ci sono stati dei sentimenti veri e autentici, premiati dal tempo. 73 anni insieme sono un grandissimo traguardo, e anche questo è un aspetto che dimenticheremo rispetto alla nuova era, insomma. Chi è che riesce a trascorrere così tanto tempo insieme con il proprio consorte?
Una nota che in particolare colpisce soprattutto alla luce della lettura che opportunamente proponi anche tu, no? Quella proprio di un saluto all'ultimo scorcio di Novecento che si chiude con la dipartita del principe Filippo, è proprio questo. Se hai notato anche tu il senso di devozione. Che anche i nipoti, William e Harry, nel loro omaggio social al nonno, hanno voluto rimarcare. Cioè, questo, signore che avrebbe, tra l'altro, sognato e stava cercando di realizzare la carriera militare, la carriera navale, che ha dovuto rinunciare a questo percorso, così come i suoi titoli per sposare. La regina Elisabetta è sempre rimasto assolutamente fedele alla causa, al progetto monarchico di cui la famiglia reale comunque era al cuore, era e nelle loro intenzioni doveva essere anche adesso, ma sappiamo che ci sono molte crisi, era proprio il cuore pulsante. Filippo, quando la regina Elisabetta II è stata incoronata appunto sovrana nel 1953, un anno dopo la scomparsa del padre Giorgio VI, dopo l'arcivescovo di Canterbury, è stato proprio Filippo a inginocchiarsi di fronte alla moglie regina a fare il giuramento di fedele vassallo e devoto servitore. E bisogna dire che al netto del legame coniugale, effettivamente Filippo si è sempre mostrato così verso la regina, verso la corona, l'istituzione nel Ecco, suo quindi insieme. rispettare la parola, rispettare la promessa, è un modo di rispettare il proprio ruolo che appartiene alla generazione che ci lascia Cristina, il fatto di rispettare appunto la parola data. Questo è un aspetto che il principe Filippo ha mantenuto, ma insomma anche la regina Elisabetta, al momento in cui è stata incoronata, ha giurato davanti a Dio. Esattamente, ed è proprio per questo che, sai, adesso, si aprono, vari scenari. In realtà, come dire, nel caso di una monarchia costituzionale come la loro, è tutto scritto, per linea dinastica. Dopo Elisabetta, ci sarà Carlo, e poi William. Però è vero, che ci sono delle perplessità, no, sul futuro di questa monarchia, soprattutto adesso la regina il 21 aprile compirà 95 anni, si prepara a tagliare questo traguardo e anche quello del prossimo anno dei 70 anni tondi di regno. Da ora senza il suo amato e fedele appunto vassallo e servitore al suo fianco. Ma proprio per il giuramento che dicevi tu davanti a Dio, la consacrazione, no? Di fronte al Signore, pare che la regina non voglia assolutamente venire meno al suo dovere anche in questa circostanza, per quello che appunto. Complessa. Assolutamente, per quello che rilevavi tu, l'onore della parola data ha maggior ragione in questa circostanza. L'onore della parola data chissà se contraddistinguerà anche i giovani. Noi adesso abbiamo Harry, abbiamo William, abbiamo detto che sono stati diversi nel modo di salutare il nonno. Harry ha inviato un messaggio su Twitter dove parla di un nonno impertinente, quindi ha raccontato questo lato del principe Filippo. Invece Harry ha postato la foto col principe Filippo e col piccolo George ringraziando il nonno per il modo in cui ha trattato Kate. Anche il messaggio d'addio e il saluto dei nipoti è molto diverso e chissà se questi ragazzi saranno così ligi come i nonni, cioè riusciranno a rispettare le loro promesse e le parole. Harry ha già fatto le sue scelte, abbiamo già saputo che insomma è fuori da Buckingham Palace e ha scelto una destinazione diversa. Sì, non a caso in questo omaggio social, no, dei due, si rileva la differenza proprio di indole e anche di diciamo, legame con la Royal Family e la corona. William ha posto proprio l'accento sul grande uomo di parola, di onore e assolutamente legato alla causa della monarchia. Harry ha sottolineato invece l'aspetto più goliardico, più guascone di questo suo nonno, che ha
ha proprio rimarcato, è sempre stato se stesso. Io lì, devo dire, ho letto in qualche modo un riflesso, no? Anche di quello che è il percorso che sta facendo proprio questo nipote. È possibile, per quanto riguarda il mantenimento della parola data, comunque della fedeltà alla corona, che William procederà lungo dei binari già tracciati, proprio anche grazie alla vicinanza della moglie Kate, che di fatto sta già mostrando di essere futura regina e di incarnare pienamente questo ruolo. Per quanto riguarda invece Harry, come sappiamo, con la fuga in America sua e di Meghan, sempre di più questa coppia dei duchi di Sussex chiacchieratissima sta procedendo lungo due binari principalmente. Uno che è quello imprenditoriale, con gli accordi con piattaforme digitali importanti come Netflix e Spotify. L'altro invece è quello della beneficenza. Loro sono molto attivi anche con la loro fondazione Archiwell, soprattutto al fianco delle minoranze contro le discriminazioni di ogni tipo. Quindi questo è il percorso segnato, già segnato dai due, abbiamo detto. Harry ha deciso, ha preso altre decisioni, quindi con Meghan si trovano in America e fuori da Buckingham Palace, invece suo fratello con Kate saranno, sembra che insomma saranno gli eredi. Stiamo parlando di generazioni diverse, generazioni nuove. Abbiamo detto che il nonno, il principe Filippo, ha mantenuto la sua vita privata sempre ben protetta, insomma, per quanto qualche gossip credo che sia emerso in questo secolo, Cristina, nonostante la sua attenzione. Decisamente sì. Guarda, c'è una battuta che lui fece proprio al nipote Harry quando si era assolutamente incaponito, dopo un anno e mezzo lui doveva sposare Meghan. Il principe Filippo pare che lo avesse chiamato da parte e gli avesse detto: le attrici si frequentano, non si sposano. Ricordando questo, proprio il lato appunto anche da playboy del principe Filippo, che era un uomo veramente di grande fascino e grande savoir-faire, quindi lo ricordiamo anche appunto con un sorriso, possiamo dire che effettivamente sembra, in base ai gossip ogni tanto trapelati qua e là, no, dai circoli che lui amava frequentare, che effettivamente insomma sapesse il fatto suo anche in questo senso. Non si sarebbe fatto mancare frequentazioni di appunto attrici, ballerine, però ogni volta ha sempre cercato di mantenere tutto quanto sotto chiave. C'è anche da dire che oltre alla sua innata riservatezza lo aiutavano i tempi. Oggi probabilmente con la tecnologia e con i social è tutto un po' più complesso. Infatti la vita del piccolo Harry, del giovane Harry con Meghan e sotto i riflettori, dei loro spostamenti, delle loro scelte, della vita di tutti i giorni, non dico che sappiamo quasi tutto, ma insomma sappiamo molto, e anche questo è un aspetto di divergenza con la vecchia generazione. Oggi stiamo facendo un po' questo confronto tra l'epoca che termina con la morte del principe Filippo e la nuova epoca, la nuova generazione che arriverà subito dopo, e quindi abbiamo l'esempio dei due fratelli. Il principe Filippo, dopo aver sposato la regina Elisabetta, Cristina, non era ben visto dall'opinione pubblica e di fatto nelle sue apparizioni pubbliche ha collezionato una serie di gaffe. Poi però le cose sono cambiate, la BBC osanna le gesta di quest'uomo, Boris Johnson ha elogiato l'esistenza di Filippo, quindi è cambiato anche il rapporto con il pubblico, insomma è stato ben voluto, all'inizio non era ben visto, poi le cose sono cambiate. Che cosa è successo? Sì, sono cambiati anche i tempi e quindi anche proprio la sensibilità, no, culturale della stessa opinione pubblica. All'inizio, e questo si vedeva chiaramente anche nella Royal Family, dove Filippo è stato osteggiato al netto di questo grande amore della regina Elisabetta II, il principe si portava dietro un bagaglio dinastico pesante, questo suo legame con appunto la Germania. Tant'è vero che la stessa regina madre lo chiamava in termini dispregiativi l'unno.
Lei poi aveva ovviamente dei conflitti personali rispetto alla Germania perché un suo fratello era proprio morto in quel paese nella Prima Guerra Mondiale. Quindi c'era questo forte risentimento personale e ovviamente nazionale. Le gaffe in qualche modo hanno fatto anche un po' da spartiacque in questo senso. Da un lato hanno mostrato questo suo lato un po' smargiasso, no? Qualcuno, anzi, i tabloid dell'epoca lo sanzionavano come arrogante ai limiti della maleducazione, fin ruvido, brutale. Però c'è da dire che con queste sue gaffe assolutamente politicamente scorrette, no? Oggi si direbbe così, in qualche modo si è anche reso più simpatico e più umano agli occhi di quella parte di opinione pubblica che forse pensava le cose che il principe, in maniera appunto da gaffeur impenitente, andava a denunciare, ma loro non avevano la possibilità di dirlo ad alta voce, no? Quantomeno. È celebre negli anni 60 una sua gaffe di questo tipo in visita a un ente femminile scozzese, si lasciò scappare, tanto si sa che le donne britanniche non sanno cucinare. Quindi anche tra l'altro accusato di sessismo, Sì. adesso c'è fuoco e fiamme sui social, no? Se ci fosse una situazione di questo tipo, in visita in Africa a una delegazione che gli portò omaggi, il principe chiese a una signora: "Ma lei è una donna?" Quindi capisci bene che calò ovviamente il gelo, no? Sì, Cristina pare anche fosse un po', resistente alle apparizioni mediatiche. Non lo so se tra gaffe e il desiderio di non apparire c'è un legame tra le due cose. A lui non tanto piaceva, non piacevano i riflettori. Allora, è vero questo, ma credo che sia un riflesso proprio di questo trattamento ostile che almeno all'inizio gli riservavano i tabloid britannici. E ti spiego perché. Perché in realtà pensa che negli anni 60 proprio lui, che era uno spirito sicuramente molto innovativo, no? Molto moderno, a introdurre le telecamere a Buckingham Palace. Eh sì. Proprio perché voleva mostrare un lato più umano della Royal Family. Probabilmente i tempi erano acerbi per questo, tant'è vero che quel documentario poi fu fatto sparire, non fu accolto benissimo anche all'epoca dall'opinione pubblica. Come sappiamo, poi invece il tempo, al netto ovviamente degli scandali dei social di adesso, però ha dato molta ragione anche per quanto riguarda le stesse famiglie reali al principe Filippo, quindi questo svelare comunque un lato che avvicinasse di più alla gente. Oggi raccontiamo il più longevo consorte della Regno Unito, parliamo del principe Filippo, di un decesso lento, di una lenta agonia, ci ha lasciati a 99 anni. Il prossimo sabato 17 aprile ci saranno i funerali, ne parliamo con Cristina Penco che ha già scritto un libro che si chiama La saga dei Windsor e quindi conosce molto bene la storia. Noi tra poco ritorneremo a Buckingham Palace dove vedremo un po' come stanno le cose, come stanno vivendo queste ore e racconteremo un po' di più la figura della regina Elisabetta. Quindi ci concentreremo sul lato femminile di questa celebre famiglia molto amata in Gran Bretagna e in tutto il mondo. Lo faremo tra poco su Cusano Italia TV.